Certe volte mi domando se l'uomo, la razza umana, l'uomo comune abbia subito un transfert di intelligenza dal suo cervello ai computer. Nel senso che mi sembra che più si va avanti tecnicamente, più l'uomo si stia istupidendo. Quindi certi scenari apocalittici delle macchine che prendono sopravvento su di noi, non sembra poi così strano. Anche perché? Perché loro prendono il sopravvento su di noi. Noi dobbiamo essere abbastanza stupidi da costruire delle macchine che possono farlo. O lasciare alle macchine costruire altre macchine senza controllare questo. Beh, questo è uno scenario apocalittico. Comunque, il problema è che si è sostituito cose che funzionano perfettamente da sole, tipo l'aria condizionata sull'autobus. Allora, il problema dell'autobus è che è chiuso e quindi ci sono questi vetri che fanno entrare i raggi solari che riscaldano e diventa molto caldo. C'è un solo sistema: abbassare i vetri. Quindi mettere dei finestrini che non siano finestrini ma finestroni, come c'erano un tempo. Si abbassavano fino al tanto entrava l'aria, anzi si stava meglio sull'autobus che per strada, perché adesso hanno fatto queste aria condizionata. Prima di tutto, siccome si sa che se i filtri non sono ben tenuti possono essere pericolosi per batteri che si mettono nei filtri, quindi io non mi fido dell'ATAC a Roma. Secondo, il gap di temperatura non può essere più di tanto, cioè non si può avere una temperatura di 18 gradi quando fuori fa 38 gradi, sono 20 gradi di differenza, è no, non salutare. Ora io non ho nessun problema con il caldo, ho problema con l'aria condizionata, quindi devo tossire, devo stare male, devo portarmi un giaccone d'estate perché questi coglioni di questa società di deficienti non ha capito che basta fare degli autobus con i finestrini. Perché io mi ricordo negli anni 70-80 non c'era nessuna aria condizionata e non mi ricordo di aver sofferto il caldo più di tanto. Cioè, quest'aria da fuori che entra che funziona automaticamente da ventilatore. Quindi non si gelano. Ovviamente non potete pretendere di stare al fresco se è d'estate. È estate. Ok, quando camminate per strada non c'avete l'aria condizionata, salite sull'autobus, è uguale, in più c'è questa aria fresca, aria, che diciamo mitiga l'effetto calore e non si crea l'effetto serra. Ora hanno fatto questi autobus con le finestrine chiusi così, che molte volte le chiudono. L'autista, il più delle volte, non sente il freddo perché i getti d'aria fredda stanno dietro, è talmente acclimatato che lui non ha praticamente questo problema di uscire, entrare e di subire questi sbalzi di temperatura. Se glielo chiedi, risponde: ma qualcuno gli dà fastidio. Non c'è nessuno, a me dà fastidio, finché ci sarà un altro che dirà: voglio l'aria condizionata. Siccome a loro ci sono abituati, rispondono: fischi per fa molto, molto male. L'aria condizionata com'è, senza nessuna garanzia igienico-sanitaria sui controlli dei filtri. Questi autobus non hanno controllo. Io ho visto ci sono le foto di copertura al limite dell'assurdo. Cioè, io prendo il 719, molte volte ci sono intere famiglie di scarafaggi sull'autobus. Ci sono alcuni autobus che c'è proprio tutta, i piccoli, i genitori, i nonni, ci stanno tutti. Io mi posso fidare di chi tiene gli autobus così, che i filtri siano fatti bene? Assolutamente no. Quindi io consiglierei a tutte le persone che sono fissate con l'aria condizionata di 1. Problema dei filtri. Andate a vedere cos'è la legionella, come si chiama quella malattia. Andate a capire cos'è lo sbalzo di temperatura. È il fatto di acclimatarsi al caldo. Se voi non vi acclimatate al caldo, sentirete sempre caldo.
il corpo pian piano si abitua. Come si abitua al freddo? Si abitua al cambiamento di stagione. Se voi non lo fate abituare, perché pretendete di avere dentro casa 20 gradi quando fuori fa 35 o 34, non è possibile. Ovviamente adesso qui ho lasciato la finestra aperta e fa pure 26 gradi. Se io l'aprissi non creerei questo effetto serra. Ok, e si sta abbastanza bene, anche perché è settembre. Certo, fa un po' di caldo, l'inverno fa freddo. Se volete vivere tutta la vita dentro un clima ideale, chi lo paga? Chi lo paga? Sapete quanto consuma tutta quest'aria condizionata del cazzo? Perché sull'autobus l'aria condizionata non è come a casa. Lì si aprono e chiudono le porte. Per mantenere quella temperatura, voglio dire, bassa, ci sono getti di aria fredda pazzeschi, senza parlare proprio, a parte lo sbalzo di temperatura, ma proprio le correnti d'aria fredda. È una cosa assurda, è una società di idioti. Idioti. Ora, io non ho lo smartphone, non so se lo avrò mai. Di solito sono sempre 5-6 anni dopo, quando una tecnologia viene. Ma vi siete chiesti? Siete mai saliti su un autobus e guardate tutti con questo coso? Costantemente su quel coso? Ma vi sembra normale? Allora, poi andate a vedere cosa stanno facendo. Stanno sempre a vedere cosa ha scritto un altro, che ha scritto un altro. Magari stanno di lato con un'altra persona che conoscono e tutti e due stanno così. C'era un episodio di Star Trek, che Star Trek va, consiglio vivamente di vedere, in cui per rincoglionire tutto l'equipaggio di una nave spaziale che sarebbe stata poi presa da questa razza aliena, hanno regalato un videogioco che produceva dipendenza e poi creava i stupidi mezzi. Insomma, era un qualcosa che lo ricordava 20 anni fa, quando era questo? 35, più di 20 anni fa, quasi 30 anni fa. Era Voyager. Voyager sarà, è finito nel 2001, più o meno nel 2000. Sono 16 anni, sì, 20 anni. Comunque, perché poi è durato 7 anni, non mi ricordo in quale annata c'era. Il problema di questi aggeggi è che avete tutta a disposizione, quindi si crea una mancanza di capacità di stare sullo stesso video più di qualche secondo. Il libro, vi porto il libro, avete quel libro, o vi leggete quel libro, vi attaccate al cazzo. Ecco perché volte a volte mi porto il libro, un libro, perché so che devo finire quel libro. Poi passo al prossimo, o al prossimo. So che è comodo avere anche questi libri elettronici e digitali. Sempre che non vi lasciate prendere le tentazioni di saltare da un libro all'altro, da un libro all'altro, da un libro all'altro. Il problema è che quando comprate un libro cartaceo, avete speso dei soldi, l'avete là e di solito lo leggete. Ora, indubbiamente è comodo, come tutte le cose comode, non bisogna farne un abuso. State per strada, guardatevi intorno, dovete, io sono sentito, ma camminare con questo così, ma non è il fatto di farlo, perché come tutte le cose è il generale, tutti salite sull'autobus, tutti hanno sto coso, se non ce l'hanno si sentono male. Si chiama dipendenza. Quindi viviamo in una situazione in cui il buon senso è andato a puttane. Poi parlerò anche dell'aspetto linguistico. Allora, una lingua che è una tradizione di italiano, quasi difficile stabilire quando è nato l'italiano, mettiamo
1500 anni più o meno, quando è proprio italiano e non latino. Come fu una lingua che poi ha subito anche influssi, influenze di parole straniere, moltissime parole che noi usiamo non sono latine, ma sono entrate nella notte dei tempi, sono pienamente italianizzate. No, bianco non era una parola latina, guerra non è una parola latina, ma non si può dire che non sono parole italiane. Ma quando vediamo un diluvio di parole inglesi che stanno, vengono usate a sproposito, pronuncia sbagliata, vabbè, è un'altra lingua, ma perché? Io faccio parte di una comunità, perché devo dire community? Mi spiegate? Community è una parola che entra all'inglese attraverso, che era anglosassone, attraverso il francese, quindi l'inglese è stata la prima lingua a subire questo, però è cambiata completamente. Allora vogliamo che l'italiano diventi una lingua, scusate, profondamente bastarda, come lo sono alcune lingue? Discutiamone, ma non può avvenire così, senza nessuna politica linguistica. Lo Stato italiano fa cose, Jobs Act, Fertility Day, ma scusate, giornata della fertilità, suona male? Il problema dell'italiano e degli italiani che si sentono in dovere di dover far parte di qualcosa di più grande, che è il mondo che parla inglese, ma non parlando inglese, ma buttando parole inglesi mal digerite in italiano, con pronunce a cazzo di cane, ripeto, a cazzo di cane, e sentendosi chissà che cosa. Ora, io sono per l'uso. Allora, quando lo stesso Facebook non ha una parola per homepage, che in greco è archichiselida, pagina iniziale, ma usiamo pagina iniziale. Ma perché i greci possono usare la parola, la loro, e noi no? Ma perché noi non abbiamo una parola per dire link? Non abbiamo una parola per dire post, affissione, collegamento. No, ma potrebbe sembrare, fermo, anche in inglese quelle parole hanno un altro significato. Loro non hanno nessun problema usare parole della loro lingua per significati specifici. Noi i significati specifici di alcune parole non usiamo parole italiane, andiamo a prendere direttamente dall'inglese. Perché? Io vorrei sapere perché. Pagina iniziale suona male. Facciamo delle parole PI, pagina iniziale. Page in. Qual è il problema? No. Haters, odiatori, runners, corridori. Ma perché devo usare runner? Tutta la mia vita, sono nato nel 63, chi correva era un corridore, adesso è diventato un runner, che in inglese vuol dire corridore. Run, usano la stessa radice di run, che vuol dire correre. Colui che corre è runner. No, no. Ci sono interi giornali, intere riviste con un nome in inglese. Siamo una colonia. Ma ci si sente più importanti essere una colonia? Io, cioè, lingue, ripeto, io non è che conosco, ho una certa familiarità col greco. In greco ci sono parole per dire internet, diadicto, c'è anche internet, c'è ipologistis, per dire computer, c'è anche computer. Ma almeno c'è la parola greca nella maggior parte dei casi. No, in italiano no. No. Ma perché? Interrete è brutto. No? Computatore. Computer. Che vuol dire computatore? Aspetta. Spending review. Revisione delle spese. Controllo spese. Ma perché dobbiamo usare questi cazzo di termini? Io l'inglese lo parlo, è anche la lingua mia, come l'italiano. Ma proprio perché lo parlo non ho nessun bisogno di usare l'inglese in italiano.
timeline, linea temporale, cronologia degli eventi. Ci sono parole in italiano. Quando c'era Star Trek negli anni 80, c'era il motore warp. Hanno detto curvatura. No, adesso se lo facessero adesso sono sicuro che non direbbero velocità curvatura. Direbbero velocità warp. Che vuol dire quando il lane si piega, si storce. Che non vuol dire proprio curvatura, però questo è il termine che si usa su Star Trek. Strumenti musicali. Strum. Strimpellare. Finger picking. Pizzicato. Solid top. Tavola armonica in massello. Solid massello. Sono un beginner. Sono un principiante, non un beginner. Cioè mi sembra che il mondo che io conoscevo stia crollando sotto il peso di... Vabbè, lasciamo perdere la situazione internazionale, perdita di sovranità e tutto. Ma che deve essere abbinata a un generale istupidimento, per cui i filmati... Sapete cosa è visto? A parte sui gatti, vedo pure anch'io, guarda, gli animali. I blogger, ci dovrebbe essere una parola in italiano, non ce l'ho, che parlano di altri blogger, che parlano di un blogger famoso, allora, cioè, e sono visti da decine di migliaia di persone. Cioè, il nulla. Ma queste persone che vedono queste cose, ma una vita loro, non ce l'hanno. Le mie tesorine, i miei sorcini, quello che parla male di quello e l'altro che dice male di quello, perché non dovrebbe dire male di quell'altro, ma lui sta dicendo male di uno che dice male. Cioè, tutto autoreferenziale. E questi ci guadagnano pure. Ah, dice, ma se la gente li segue, vabbè, a che ti vuoi? Ma se c'è la mafia vuol dire che ci sarà un motivo, no? Cioè, tutto quello che, visto che c'è, allora è giusto, no? Ma se la gente ammazza ci sarà un motivo. Se quello è un serial killer ci avrà le sue buone ragioni. E certo. Quindi non discutiamo di niente. Visto che c'è, è giusto, no? Visto che questi fanno dei filmati di merda, ma a me non me ne frega niente, perché io non sto qui a fare. Non è che sto in competizione con loro, ma vedessero cose di politica, vediamo dove sta andando il mondo, vediamo cosa sta facendo la Russia, cosa stanno dicendo la Russia, cosa stanno facendo gli americani. No, perché l'inglese non lo sanno. Io non dico che non bisogna sapere l'inglese. A parte pure quello, è tutto da dimostrare qual è la lingua internazionale, perché non l'esperanto, l'inglese, ma questo è un altro discorso. E io non dico che devono essere tutti madrelingua, saperlo è utile, ma saperlo per usarlo in inglese, non per rovinare l'italiano. Io d'ora in poi dico sempre posta elettronica, PE, ma posta elettronica è più lungo di email. Allora arriviamo tutto all'italiano, perché l'italiano è più lungo dell'inglese. Non parliamo altre lingue. Il greco è lungo come l'italiano, il russo è come l'inglese. Quasi tutte le lingue sono lunghe come l'italiano. Allora arriviamo tutto e mettiamo l'inglese, perché è più corto, no? Cioè, un minimo di decenza per la propria cultura, per la propria lingua, che ci si è trasmessa dagli avi, e la io la butto alle ortiche per fare il figo. Gli hater, i followers, i followers, perché loro non sanno che il verbo è follow, non follow. Io ti lovo. Cioè, il bello è che poi è lo Stato italiano che promuove questa lingua di merda. Quindi, veramente, veramente, il mondo sta andando a puttane.
c'è un libro che esemplifica, poi far capire tutte cose, e invece degli anelli mettete i soldi, e invece dei Sormon mettete le banche che guardano tutto, che danno gli anelli e poi li vogliono indietro. Questi sono i prestiti, i soldi che tornano indietro. Il Signore degli Anelli, lasciate perdere queste stronzate. La Bibbia, il libro, insieme a altri libri sacri, di cazzate, perché per secoli, millenni, secoli, non volevano che la gente leggesse la Bibbia. Perché se voi leggete la Bibbia veramente e gli date un significato letterale, è assurdo. Allora, man mano che tutte queste puttanate vengono scoperte come scientificamente non valida, bisogna essere interpretati. Allora, scusate, ma se un libro scrive alcune cose che si presume siano la base di cui, su cui uno si deve comportare, se lo prendete letteralmente, promuove schiavismo, occhio per occhio, dente per dente, cioè praticamente vendetta, cioè è una cosa, un Dio che distrugge tutti, lascia uno, cioè, e c'è pure in America parchi dedicati all'arca, cioè cose ridicole, ma proprio ridicole. Poi se la prendono che la gente crede agli UFO, scusate un secondo, ma sì, io credo che 2000 anni fa una persona, il figlio di Dio, faceva miracoli, facesse risorgere i morti, ci ha detto cosa fare e non fare, e poi tutte le cose. Ma perché non posso credere che una razza aliena sia arrivata sulla Terra? Quale delle due cose? Eh no, ma perché le distanze? Tu non sai, no? Quanti anni ci sono venuti per venire qua? Da quanto tempo stanno? Ecco, altre tecnologie possibili. Io invece devo credere a queste cose. L'unico sistema per far credere è che tutti intorno a te lo dicano la stessa cosa. Ecco perché la legione tende a non ammettere che ci sono persone che non credono, perché la forza della verità è 10.000 volte più forte della forza delle balle, e te lo devono dire da piccoli, e poi si basano sempre sul fatto di promesse che non possono essere mantenute su questa terra, e quindi ci sarà la prossima terra, tanto non c'è nessuno che torna e va a far causa per truffa alle religioni. No, io sono tornato e c'era un altro Dio, io ho prestato tutti i soldi a voi dicendomi che era vero, ce li voglio indietro perché mi avete preso per il culo, no? Rivelazione, no? Perché poi è chiaro che Dio, nella sua somma intelligenza, conoscendo tutto, ha deciso di rivelarsi facendo base sulla fede, cioè sull'irrazionalità. Prima ci abbiamo un cervello, poi dice no, voi dovete credere. In base a che? Boh, se sono nato nella parte cristiana sono cristiano, se sono nato nella parte musulmana sarò probabilmente musulmano. E poi, siccome ogni religione, essendo la verità rivelata, non può ammettere che altri la vedano differente, quindi poi ci scanniamo fra di noi. Bello. Secoli, già gli antichi greci hanno capito che gli dèi erano delle cazzate, i filosofi, la filosofia non conta, e bisogna credere di non mangiare quell'animale piuttosto che l'altro animale, di non mangiare la carne dove si è mangiato il latte anche se l'ho lavato, cose assolutamente irrazionali. E una volta che si mette l'irrazionalità nella società, è come aprire un vaso di Pandora, ce n'è di tutto. Arrivederci.